abbiamo Simona dall'86 fino a mamma mia, grazie, grazie. Simona Ventura, eletta d'Alassio e Miss Muretto, non sono soltanto età e statura che ci spingono ad avere occhi per la studentessa dell'ISEF di Torino, nata a Chivasso, di altezza 1,74, che alterna studio e lavoro di indossatrice. Ragazzi, ideale 87, è un ruolo un po' impegnativo? Sono felicissima, è un ruolo impegnativissimo considerando che è il primo anno della Ragazza Ideale, quindi una prima edizione è stata stupenda, è un concorso meraviglioso, cosa posso dire, non perché l'ho vinto ma perché è bellissimo. È arrivata seconda la candidata piemontese Simona Ventura, 22 anni, professoressa di educazione fisica con un grande hobby, fare della televisione. Ti è piaciuto tanto perdere? No, per carità, visto che due giorni fa non sapevo neanche di partecipare, ho vinto la finale regionale giovedì e sono venuta subito venerdì a San Vincent, per cui va più che bene. Non è più la bellezza che vince, solo la bellezza perlomeno che vince a un concorso come Miss Universo. Vincono tante cose, la grinta, la determinazione, l'intelligenza, la cultura. E un giorno questa ragazzina che sognava la TV, ma faceva attività sportiva anche per vincere la timidezza, giusto? Giusto, sì, mia madre mi ha spinto a fare sport perché io ero molto solitaria, una bambina che preferiva stare da sola, chiusa in camera con le sue bambole, facevo la maestra, cioè nessuno mi rompeva le scatole fondamentalmente. E tu ti sei innamorato, Giovanni, più del suo lato solitario e timido che... immagino ci sia ancora nel profondo della tua anima. Ultimamente no, visto anche la comune che abbiamo a casa, più che una famiglia, non siamo mai da soli. Oppure della sua parte più spumeggiante? Allora, io mi sono innamorato del fatto che ho conosciuto una Simona totalmente diversa da quella dello schermo, cioè di una sembra sempre così allegra, felice, ma in realtà non solamente a questo, ma ha una profondità, una generosità impressionante, e questo è il difetto che dico sempre: sei eccessivamente generoso. Ma non è un difetto, dai. No, lo so. Non è un difetto. Talvolta sì. La prodigalità è un difetto. Se entrambi la prendete sulle, se entrambi vi arrabbiate sulle critiche, diciamo almeno sapete a che cosa andate incontro l'un l'altro. Ma pure tu, Emma, vi. Noi ci sosteniamo anche quando lei va in TV, faccio io. Noi ci scriviamo. Carini, poi Emma è una delle mie personaggi proprio giovani preferiti, quindi trattamela con cura. Okay. E un giorno questa ragazza, quindi dicevo, arriva fino a incontrare uno dei suoi idoli che era Raffaella Carrà. Io Raffaella Carrà era l'idolo di tutta la mia generazione, non solo, no? Faceva i più grandi spettacoli, erano tutti veramente pazzi di lei. Anch'io, però io, siccome nella mia vita sono sempre stato un bastian contrario, quindi andavo sempre controcorrente come i tonni, come i salmoni, allora mi piaceva Raffaella Carrà, però andavo controcorrente e adoravo anche Lola Falana, che Lola Falana te la ricordi, c'era fantastica, è stata una delle mie preferite. Io ballavo in camera mia, chiudevo la porta, perché poi a 10 anni è nata mia sorella che voleva sempre aprire camera e venire nella mia camera, e allora mi chiudevo a chiave e copiavo tanto Lola Falana. Ovviamente Raffaella Carrà è stata ed è il più grande e importante personaggio televisivo di tutti i tempi. Avevo la clip di Carramba, ma visto che mi ha nominato Lola Falana, le vediamo insieme, le vediamo entrambe. Ah, che bello! Raffaella e l'altro tuo idolo. Dai. Si chiama Tuca Tuca. Mi piace, mi piace, mi piace. Chissà se va, chissà se va, chissà se va, se va. Ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, che va. E se va, se va, se va, tutto cambierà. Forza ragazzi, spazzola e chi mi fermerà? Nana, nana, nana. Mi è sembrato di sentire un rumore, rumore. E se va la paura, io da sola. Tengo
questo dentro, questo palo, mi puoi dare, mi puoi dare, tutti i passi, papi, mani, buchi, buchi, giri, giri, gambe, giri, giri, bianco, buchi, sacco, come, come, sempre, palo, one, two, three. Testa a spalla, testa a spalla, hai visto? Testa. Era moderna o no? Era innovativa da morire. Favolosa, favolosa. Modernissima. E poi invece Raffaella la incontri a Carramba e ti rivediamo insieme. Dai, ecco. Era il 2002. Dov'è? Guardala là, tutta sdraiata sul divano. La Simona Ventura! Billie Jean is not my lover. Fra ironia, perseveranza e ottimismo, a quale dei tre non rinunceresti? Vieni sulla stella. Sì, vengo, vengo. Vieni qua. La stella. Là dietro. Le stelle sono tante, milioni di milioni, lo sai, eh? Ecco. Allora, sicuramente devo dire, non rinuncerei innanzitutto alla salute, poi la salute mi porta tanta ironia, tanto ottimismo. Sicuramente non rinuncerei mai all'ironia perché mi aiuta molto in questo lavoro e in definitiva anche nella vita. Raffaella era generosa con le altre donne, tutte le, sì, le conduttrici molto, che ho intervistato molto. Mi dicono che non ha mai avuto alcun tipo di competizione. No, era Raffaella Carrà, lo è rimasto fino all'ultimo momento della sua vita, perché nessuno sapeva della sua malattia, è rimasta Raffaella Carrà fino all'ultimo momento della sua vita, cioè era veramente nel suo ruolo immersa al 100%. E invece la tua famiglia, figlio di un grande giornalista, eccetera, è legata, diciamo, nell'immaginario televisivo ad Enzo Tortora, che era un amico di famiglia, sì, vero? Sì, era un amico di papà, quindi di famiglia, una persona straordinaria, per cui diciamo anche tutti noi abbiamo molto sofferto quando gli è capitata quella disavventura, che poi era un'ingiusta detenzione, un'ingiustizia. Enzo l'abbiamo conosciuto, e noi abitavamo all'Arco della Pace, dove in realtà abitiamo anche adesso noi, ma proprio di fianco alla RAI, e quindi l'avevamo conosciuto lì, ed era una persona di un carisma anche straordinario, secondo me. Io ero ragazzino, però Portobello lo guardavo sempre. Sì, eh? Sì. E lo rivediamo, dai, che è Portobello. E signori, buonasera e benvenuti alla sesta puntata di Portobello. Io vorrei ringraziarlo, il nostro pubblico, che agli inizi ammontava, dicono le statistiche, a 5 milioni e mezzo. È cresciuto nel frattempo. Alla quinta puntata eravate in 12 milioni. Consentitecelo. Grazie. Pensa agli ascolti dei 12 milioni, che cosa volevano dire. Allora, torniamo alla vostra grande famiglia. Sì. Facciamo un po' i conti, mettiamo un po' d'ordine. Allora, siete insieme dal 2018, tre figli tu, io, Simona, sì, e due figli tu, e tu da due donne diverse, sì, ok, tu due figli con Caterina che hai adottato, sì, nel 2014. Perché hai deciso di adottarla, Caterina? Perché era una mia parente, no? Era figlia di una mia parente, okay, in difficoltà. All'inizio non l'avevo adottata, ma mi sono subito prodigata che potessi avere l'affido.
la fido, mi permetto di dire che è veramente la forma più alta di amore, no? Perché fondamentalmente tu ti viene affidato un bambino che non sai se rimarrà con te per sempre oppure ti ritornerà alla famiglia di origine. Per cui in quel momento mi sentivo proprio di accoglierla insieme ai miei figli e di darle quell'amore in quel momento di cui aveva bisogno. Poi è andata bene perché è rimasta con noi e nel 2014 ho avuto l'adozione speciale anche grazie ai genitori naturali che hanno firmato questa adozione speciale, quindi devo dire grazie ovviamente anche a loro. Perché diciamo è la gestione della vita di Caterina, lei non si è separata dalla famiglia naturale, no? No, subito è stata affidata, era in una casa famiglia, è stata portata immediatamente in una casa famiglia al Montefiore Conca vicino di Rimini. Mi sento di ricordarli perché poi siamo rimasti molto legate, ho molto lavorato per questa casa famiglia, perché solo attraverso delle esperienze dirette ti rendi conto quanto la maggior parte delle case famiglia fanno così tanto per questi bambini, per cui per molti di loro è l'ultima spiaggia, l'ultimo momento di amore, no? Perché insomma è molto importante anche ricordare che ci sono delle case famiglie che lavorano benissimo, che fanno tanto del bene alle famiglie e ai bambini. E non sorge mai, potrebbe essere umano, un po' di competizione tra la famiglia naturale e te, non so, anche rispetto alle scelte educative? Sì, ma io... Come li risolvi se succede? Beh, non è che mi sono fatta tante domande. Ho accolto Caterina subito e ho detto, insieme al mio avvocato, ho detto facciamo partire subito, siamo pronti ad accoglierla. Non è stato facilissimo perché comunque il Tribunale dei Minorenni dice perché vuole la bambina, ci sono tutta una serie di a tutela del minore sì, stesso e poi no, comunque anche. L'affido è a tempo determinato, è temporaneo per 2 anni, poi altri temporaneo altri 2 anni. E cosa ti ha spinto ad adottarla? Allora mi ha spinto una tragica notizia. Perché una delle mie migliori amiche, quando i bambini erano alle elementari, era una delle mie migliori amiche, era rappresentante di classe, stava preparando la comunione dei bambini e per aneurisma cerebrale è morta a scuola. Allora io mi sono cominciata a fare, a parte la disperazione di noi amiche, eravamo proprio un gruppo di amiche disperate, però io ho cominciato a farmi delle domande, dico ma io che ho la fido a tempo indeterminato, quindi affido sine die di Caterina, dico se succedesse a me una cosa del genere, perché è completamente, non c'è malattia, non c'è niente, tu vai via fuori la mattina da casa e non rientri più, no? Dico, ho chiesto al mio avvocato, il mio avvocato ha detto giuridicamente i tuoi figli sono tutelati, ma lei no. E allora abbiamo fatto partire questa adozione speciale, è stata un po' lunga, di 2-3 anni, però poi alla fine siamo riusciti a adottarla in maniera speciale. Lei porta il mio cognome, questo è un grande orgoglio per me, insomma. È mia figlia a tutti gli effetti. Certo. Che cosa ti ha dato l'esperienza con Caterina? Ma intanto è l'unica femmina, quindi la principessa di casa, noi soccombiamo perché loro sono 3 maschi più lui e noi siamo 2 femmine, quindi combattiamo, però insomma è stato, è bello, mi ha dato tantissime cose. Perché tu invece i tuoi figli sono? Sono maschi, uno un ragazzo. Sono adesso 2 maschi, ok, certo, quindi siete netta minoranza. sì, però ci facciamo valere, devo dire, in questa nostra famiglia allargata e molto felice. Ci facciamo valere. Ma Caterina mi ha dato tante cose, intanto mi ha ricordato cosa vuol dire crescere una femmina, perché io non ho mai avuto questa esperienza, avendo avuto 2 maschi prima. Ma totalmente quindi vi scambiate vestiti, lei si prende delle cose tue, perché adesso a 16 anni, no? Sta cominciando, però lei viene, perché io ho una sartoria dove tutti i miei vestiti, ho tenuto tutti i miei vestiti dei 14 anni di Dolce Gabbana, io ho tenuto tutto, quindi sono una cosa come 800 vestiti. Cioè Marie Kondo, quella che dice a tutti di buttare, no. Ti capisco. No, io non ho mai buttato niente. Perché la moda è ciclica, io mi diverto molto con la moda. Adesso ci sono delle cose che non mi entrano neanche un braccio, devo dire. Ma non ci credo, dai. È così. Però fondamentalmente lei viene, guarda. Sono perfette per Caterina. Sono perfette per Caterina, però per esempio non c'ho, i jeans a vita bassa non vanno di moda, quindi lei dice che vanno i pantaloni a vita alta. Cioè è esigente, te lo voglio dire. Poi
devo dire che adesso la moda è molto cambiata, ognuno si fa il suo stile, no? Certo. Per esempio, e adesso vanno molto le sneakers, i tacchi bassi, quindi le ragazze di oggi, mentre forse noi a 18-19 anni non vedevamo l'ora di mettere i tacchi. Sai che dicevano che negli anni 80 tutte le adolescenti si vestivano come le madri? Eh sì. Dagli anni 2000 in poi sono le madri a vestirsi come le figlie. È un po' questo, è vero. Guarda chi ti manda un videomessaggio, si lega allo sport e al tuo primo, uno dei primi ingressi nel mondo della televisione. Maria Teresa saluta. Oh, che bello. Oh, e poi c'è Maria Teresa che interromperà con questa puntata la sua partecipazione onde promuovere delle partecipazioni di altro tipo, sì, più importanti. Benissimo, date bene. Ah, certo. Allora cominciamo subito a dare i numeri della giornata di oggi. Oggi domenica 30 novembre e come sempre cominciamo dalla schedina del Totocalcio. Simona, eccomi! Un abbraccio a te e a quell'uomo straordinario Giovanni che hai al tuo fianco, fantastico. Io sono felice della tua felicità. In effetti le nostre vite si sono incrociate tante volte, abbiamo fatto anche tanti lavori insieme, ma io ti ricordo agli inizi della tua carriera, perché sei molto più giovane di me e hai vinto Miss Muretto anche tu qualche anno dopo di me. Poi sei arrivata alla Domenica Sportiva, venivi a vedere come lavoravo e mi facevi tanti complimenti. E una volta hai anche detto che volevi seguire le mie orme, ma caspita, mi hai sorpassato alla grande su questa autostrada. Sei un mito, un abbraccio grande e un abbraccio naturalmente anche alla nostra padrona di casa, a Serena. Grazie di avermi dato questa opportunità. Buon pomeriggio. Il grande acquisto della Domenica Sportiva, Simona Ventura. Ciao Sandro, buonasera a tutti. Oh, aspetta un momento che qui c'è da fare un'operazione. Una sorpresa. Tu adesso sei della Rai. Allora, in nome di Pasquarelli, Vespa e Stagno, ti battezzo Rai. Eccola qua. Beh, che emozione. Ma guarda, è vero che io da bambina dicevo sempre che volevo fare la Domenica Sportiva come Maria Teresa Ruta. Effettivamente, quello era il mio sogno. Poi l'ho fatta e dopo sono andata avanti nell'intrattenimento, ho fatto tante altre cose. Lei ha fatto con me la prima edizione dell'Isola dei Famosi. Maria Teresa come mamma Isola. Ah, ma guarda che foto siete andate a trovare. Che bella pupotta, Senti Giovanni, adesso facciamo il quiz delle coppie, state molto attenti. Ma esiste la gelosia retroattiva? Beh, insomma, diciamo no, ma sì. Cioè, non è una roba patologica. Non mi puoi dire che, comunque nella vita non hai mai pensato, forse anche tu nei confronti di lui. No, gelosia vera e propria no, cioè retroattiva. Quella futura pazzesca, cioè sì, no. Io sono uno geloso, ma insomma. E che combini di gelosia? No, niente, lei non combina niente, però non si può dire che insomma uno che non possa geloso. Essere geloso di una donna come Simona, cioè io mi sento fortunato e quindi una persona fortunata sa che ha una donna speciale al suo fianco. Guarda quest'altro pure dietro. Noi siamo incontrati al club. E voi vi incontrate e vi sfogate. Sì, sì. Simona, se vuoi chiamami. Sì, va bene. Simona, volentieri. Giovanni, vai, entri la lavagna. Vediamo quanto vi conoscete. Ma proprio sposate. Allora ti spiego, puoi spiegare Giovanni, quando ci sposiamo noi abbiamo una data, ogni volta che abbiamo fissato una data è successa una cosa molto grave. Due volte il Covid e la guerra, cioè l'abbiamo fissata. Detto fissata. Ci sposiamo tale data, parte il Covid. Non ho capito, ma non è che... No, però non è, siccome la nostra è una festa, fare una grande festa in un momento, noi l'abbiamo già definita perché... Esiste una data che sappiamo io e lei e basta, che è speciale per noi, una ricorrenza importante. E in quella data, sotto data, diremo qual è. Così evitiamo le cose perché avevamo deciso un'altra data e è scoppiata la guerra. Non aprile, per noi, prima però, Covid. Esatto, l'anno dopo, lo facciamo l'anno prossimo, Covid 2. Lo facciamo, parte la guerra. Mandatemi un WhatsApp. Sì, quello è garantito. Allora, Giovanni, qual è il colore preferito? Sì, io segno le sue risposte, ovviamente. Mi prendo le sue responsabilità. E lei? Ma prendiamo anche il tempo. Cioè, voglio dire, deve essere veloce la risposta. Sì, certo. Che deve pensare? 5 secondi. Questo l'ha aggiunto lei, eh? Cattiveria. Qual è il colore preferito di Simona? Rosso. Okay. Giusto? Giusto. Giusto. Uno. Prima giusto. E qual è il colore preferito di Giovanni? Ok. Blu. Sì,
tutti. Vabbè, sì, giusto, no? È vero, azzurra, sì. Non so, va bene, qual è il piatto preferito di Simona? Beh, la pizza, dai, la pizza, dai, mettiamo la pizza. Puoi anche dire, no, guarda, so, non è tanto così. La pizza. No, fatto così con la testa. La pizza mi piace, però è la gramigna con la... Ah, la salsiccia, come dice la salsiccia. Sono bolognese. Sbagliato. Quindi no. Il piatto preferito di Giovanni? Adesso ti frego, dico no anch'io. Adesso la fa pagare. Cioè, è chiaro. Cioè, no. Adesso se la fa pagare. Il purè. Ma no. No, sbagliato. Sbagliato. Diccelo però, no. Dai. A me piace la pasta al pomodoro. Proprio la roba più semplice del mondo. È vero. Mela anche la pizza, però la gramigna salsiccia. No, ma quello è proprio... È comunque anche sugli errori stiamo andando in linea per adesso. Sì, quindi anche questo è sì, sì, un esatto. La città dove vorrebbe vivere Simona? No, prima, Giovanni, allora, risponde Giovanni. Prima di conoscermi o dopo che mi ha conosciuto? In generale la città preferita? No, ma ci sono due città. Prima di conoscermi Londra e dopo Rimini. È vero. Quindi questo prima doppio, di conoscerlo volevo solo Londra. Mi piaceva, eccetera, la mia città del cuore. Dopo che l'ho conosciuto, che mi ha portato a Rimini, dove noi insomma facciamo una rassegna, è diventata un po' la nostra città, a Rimini. Okay. Da Londra a Rimini. Giovanni a Rimini, okay. Da sempre. Da sempre, da 58 anni. Che cosa, certo, se Londra avesse il mare sarebbe una piccola parafrasando Bari e Parigi. Che cosa Simona detesta di te? Vabbè, il fatto che sia permaloso. Sì. Che cosa invece Giovanni detesta di te? Io penso la distrazione. No. No, perché io vado dietro a mille pensieri, quindi delle volte lui mi parla e io sto già pensando ad altro. E quindi Giovanni è non è così. No, io dico è vero, però in realtà lei è la cosa diversa. Io sono permaloso. No. Ma consapevole, lei è permalosa ma inconsapevole di esserlo e quindi è un passo indietro non rispetto. Direi giustizia. Esatto. Però la canzone preferita, qua è difficile però. Sì. Giovanni, la canzone preferita di Simona? Quella di mamma mia, di Fiorella Mannoia. Non mi viene in mente adesso. Quello che le donne non dicono. La combattente. No, il combattente. E la canzone preferita di Giovanni? La canzone preferita di Giovanni è... No, ma non lo sai. No, stiamo perdendo. No, vabbè, no. Vabbè. Stiamo perdendo. Siamo già sotto Complici di uno. Complici di Gianna questa... Nannini e Nigiotti. Ok, è così. Va bene. Sì, è vero. Okay. Ok. Non la posso lasciare troppo indietro, se no vinco in maniera spudorata. Come era vestito Giovanni il giorno del vostro primo incontro? Così. E lui si mette sempre le camicie o bianche o blu o azzurre, cioè quello è il jeans sempre di questa marca, esatto, e il maglioncino e blu. E com'era vestita Simona, te lo ricordi? No, non me lo ricordo, perché ero dentro in un turbinio di un... Cioè proprio il nostro primo incontro eravamo un po' undercover. Allora... Ah, ma il primo incontro non quando siamo conosciuti. No, io mi ricordo che avevi quella gonna a scacchi. Sì. Rossa e blu. Sì. E quello sì. Vestita e avevi di visti valenti quelli altri. Esatto. Di tutto ne, si ricorda. Di nero. Questi sono tre, ok. Sì, di nero. Di nero. E aveva dire che questa coppia ha superato brillantemente la prova del gioco delle coppie. Però vince di un punto. Grazie. Giovanni avanti di un punto. L'altra coppia televisiva, voi due, a Citofono le Rai 2. Cosa combinate due Paolo Perego? Esatto, ecco. Amici come prima, non vale più la pena, considerando il fatto che è stato solo un gioco, ti sarai divertito, ma andiamo e non so neanche perché. Yeah.
Beh, ormai siamo una coppia consolidata, devo dire. No, perché lei si fa venire queste idee. Lei adora i travestimenti, devi sapere. Quindi lei, facciamo Paolo e Chiara, non ridere, non ride, poi ride lei. E quindi così l'ho detto, perché hai voluto fare questo pezzo? Però ci divertiamo moltissimo. Giovanni, il primo bacio me lo devi raccontare però. Ah, meraviglioso. Perché? Meraviglioso perché l'ho portato in una trattoria a Milano. Lei è arrivata alle 2 del pomeriggio, vestita in quel modo, per cui me lo ricordo molto bene. Siccome eravamo undercover e quindi nessuno doveva sapere nulla, è arrivata verso le 2 già non al ristorante. Non perché avessimo delle storie esistenti, ma perché volevamo giusto salvaguardare. Allora io era appena uscito questo mio libro e avevo portato tutta una serie di libri per fingere un appuntamento di lavoro. Di lavoro, avevo portato una ventina di libri. Messi sul tavolo, cioè, però... questa persona, che è quello del ristorante, che peraltro dove andiamo anche adesso con tutta la famiglia, mi conosceva e quindi nessuno ha saputo nulla. Il bacio era al ristorante? Era al ristorante, alla fine un bacio. Non c'era più nessuno, solo noi. Più nessuno. Verso le 3:30, 4 a Milano. Non chiudeva, lui non chiudeva. Quanto siete stati a pranzo? Scusa, fino alle 4, abbiamo bevuto l'amarone. Sì, ma da che ora? Ah, dalle 2. Io ero lì dall'1:30. Quindi l'hai fatta bene, diciamo la verità. Più o meno. Anche perché guardavano tutti, allora lui mi faceva vedere i libri. Dico, guarda, qua possiamo fare, guarda, se tu potessi venire a presentare il libro, faceva tutti dei gesti strani. Poi quando tutti sono andati via, poi dice, guarda che sei bella, fingevo però di far vedere i libri. Sì. Sì, avevo 4-5 libri. Però una cosa super romantica, il ristorante, cioè un po' film di Woody Allen. Trattoria totale. Giovanni Terzi, chapeau. Vero, Brava Simona, grazie per essere stati con noi. C'è una coppia televisiva che incanta tutti. Io mi vergogno ogni volta a lanciarli. Lo vedete Tale Quale? Sì, no, io adoro Tale Quale. Ecco, ma secondo te a chi mi riferisco? Chi è la coppia di Tale Quale più folle del mondo? Paolo Antonio e Cirilli. Ecco. Tutto per voi. Grazie Simona, grazie Giovanni. Grazie a te, Serena.